bella chiacchierata con Maria De Rosa e Marina Brunello, che sono due delle giovani italiane presenti qui al 54esimo torneo di Reggio Emilia. Loro giocano il torneo parallelo, quello femminile, ed hanno l'occasione di potervi vedere da vicino anche alcuni dei migliori interpreti del nostro gioco e del nostro sport. Innanzitutto, presumo che per entrambe sia la vostra prima esperienza come giocatrici qui a Reggio Emilia, giusto? Sì. Ok. Per quanto concerne te, Marina, cosa hai pensato quando ti hanno invitato e ti hanno proposto l'idea di venire qui a giocare quest'anno? Ovviamente sono stata molto contenta perché cioè, non ci sono molte possibilità di vedere questi grandi giocatori e anche il torneo femminile comunque non è difficile, è una buona occasione. Per te Maria, grazie. Sì, in estate diciamo si era accennata alla possibilità di questo torneo chiuso femminile, però diciamo erano scarse le probabilità che si poteva verificare. Quando mi hanno detto appunto che tra l'altro io ero tra le invitate, sicuramente diciamo mi ha fatto molto piacere, perché senz'altro cioè, per la tradizione che comunque è il torneo di Reggio Emilia è una grande soddisfazione essere qui insieme ad altri forti giocatori. Ok, ieri si è svolto il primo turno. Te, Marina, hai avuto l'occasione di giocare con la numero uno del seeding, che è la Sopico, georgiana. Ci puoi raccontare qualcosa sulla partita di ieri? È stata una partita molto interessante. Nel giocare credo di stare molto peggio, a un certo punto invece non era così chiara. Ed è stato, non è stato molto semplice, una partita combattuta, beh, poi lei ha vinto. Ho giocato meglio. Sono contenta della mia partita. Per quanto riguarda il tuo derby italiano sì. Con Marianna invece? Sì, con Marianna vabbè, abbiamo giocato comunque diverse volte durante i campionati italiani femminili e la partita di ieri ci sono stati comunque degli alti e bassi, probabilmente ho avuto un paio di occasioni dove potevo comunque andare in vantaggio molto prima come donna per C5 su cavallo C5 oppure ancora prima si poteva giocare cavallo D6 e guadagnare comunque una qualità, però comunque anche il finale diciamo è stato abbastanza interessante, forse Marianna poteva a un certo punto quando stavamo in apertura cioè già in fase avanzata invece di cavallo C5 di giocare donna B4 con gioco circa pari, però grosso modo diciamo ci sono state varie opportunità di gioco da parte di entrambe. E come dicevi ieri sera è stata anche l'occasione per muovere un po' la classifica e per prendere sì, un po' di sicuramente fiducia. Iniziare bene da sicuramente più fiducia. Speriamo di continuare quantomeno a fare un bel torneo. Ma durante la partita di ieri, quando eravate piegate alla scacchiera, alcuni dei grandi maestri come Morozevic o come Ivanchuk si avvicinavano a voi e vi guardavano quello che producevate sulle 64 caselle. Cosa pensavate in quei momenti? Io preferivo non pensarci del tutto, però almeno mi era già capitato nel 2008, all'Olimpiade abbiamo giocato sul palco, quindi c'era la Russia e poi eravamo noi, la Russia maschile e anche loro, c'era uno svizzero che veniva a vedere ed è stato molto emozionante. Per quanto concerne te invece, Maria? Vabbè, diciamo vedere ovviamente giocatori come Ivanchuk, Morozevic, che comunque ti vanno a vedere la partita, senz'altro un po' ti chiedi di fare una mossa, magari cerchi tra virgolette di vedere anche qualche espressione lì, però cioè, vabbè, avendo avuto già altre possibilità come Olimpiadi ed altro, quindi più o meno un po'. Diciamo già l'abbiamo visto in precedenza. Queste situazioni un po' alterano il vostro stato d'animo, influenzano la partita o più o meno secondo voi rimane sui normali canali? All'inizio poteva un po', però poi diciamo non grava, cioè non grava più particolarmente, non è un problema. E voi avete mai cambiato ieri il gesto? Vi siete avvicinati a loro a guardarli o a rimproverarli? No, personalmente avete preso atto delle loro decisioni. Sì. Va bene. L'anno scorso avete giocato entrambe per le Olimpiadi in Russia
e quest'anno invece sembrano fare in Turchia di Istanbul. Sì, volevo chiedervi se entrambi penserete di far parte della squadra olimpica e quali sono le vostre ambizioni per la prossima edizione. È probabile che io faccia parte, però spero di fare bene, meglio della scorsa volta, di migliorare sempre di più. Maria. Io non so esattamente se farò parte o meno, chiaramente mi farebbe piacere partecipare. L'ultima edizione mi è andata più o meno normale, cioè paragonata comunque a quella di Dresda nel 2008, che è stata sicuramente una migliore Olimpiade di sempre. Per quale motivo? Proprio perché arrivavamo 12esime su 110 nazioni, poi vincemmo una medaglia d'argento di categoria per la nostra fascia Elo. E poi, vabbè, io ho visto anche comunque dei buoni risultati personalmente, quindi vabbè, comunque rimane, c'è proprio della storia femminile italiana, la migliore di sempre. Nella prossima vedremo cosa deciderà il CT. Come trascorrete le vostre giornate qui a Reggio Emilia? Cosa pensate di fare durante questi prossimi 10 giorni? Di festeggiare a fine anno, di visitare qualche luogo in particolare. Poi che è la vita del torneo e conosco tutti gli scacchisti, praticamente uno si prepara la mattina, se vuole una casa la sera e poi il pomeriggio si gioca, non si ha molto tempo libero, qualche passeggiata. Ma... Quindi Marina totalmente dedita alla casa. Maria, sì, grazie, no, anche. Con grande professionalità entrambe. Quest'anno invece quali sono i vostri risultati migliori che avete conseguito e quali vi hanno lasciato dei ricordi più piacevoli? Io a giugno ho giocato a Limini, vicino a Otranto, ho fatto un torneo fantastico, norma di maestro internazionale maschile, perdendo l'ultima partita. A un certo punto mi sono ritrovata in seconda scacchiera, circondata da grandi maestri, tutti sopra di 1.500, e mi sono chiesto cosa sto facendo qui. Poi avevi già avuto modo a 100 qualche mese prima di metterti in evidenza con qualche buon risultato. Sì, ho battuto Rosenthalis il primo turno, è stata la prima volta che ho battuto un grande maestro, è stata molto contenta. Ok, ambisci ad ottenere qualche titolo FIDE internazionale maschile nei prossimi anni? Ovviamente. Quale? Oltre a quello di maestro FIDE. Prima si inizia con quello di maestro internazionale. Tutti puntano sempre al massimo. Poi vediamo. Non posso. Quindi vorresti diventare grande maestro anche te, come tuo fratello? Sarebbe fantastico. E tuo fratello cosa dice del fatto che tu partecipi a Reggio Emilia e lui no? Vabbè, è molto contento. Perché questa possibilità mi sta dando una mano. E invece Maria Grazia, della tua annata? Il risultato probabilmente più importante è stato un torneo che si è svolto a Torre delle Stelle, durante il quale al primo turno ho giocato contro Jan Timman, dove diciamo sono riuscita comunque a pattare nonostante avessi anche una posizione superiore, però è stato veramente diciamo un bel momento perché comunque giocare diciamo un personaggio storico come Jan Timman vicino al primo mondo con tutta la sua storia comunque è stata veramente una bella soddisfazione. E, per quanto concerne sempre te Maria Grazia, come ti sei avvicinata agli scacchi e come valuti il movimento nella tua città sia a livello giovanile sia a livello organizzativo nel napoletano? Allora io mi sono avvicinata all'età di 6 anni e mezzo grazie a mio zio materno e diciamo è nata un po' per caso perché appunto lui stava insegnando a giocare a scacchi mia cugina, eravamo tutti diciamo a casa di mia nonna, così mi sono avvicinata a mia cugina che sono quasi coetanea e poi da lì osservando ho cominciato comunque ad imparare fino al punto poi di intervenire così. Mio zio diciamo vive che comunque virgolette un po' più ricettiva rispetto a mia cugina e allora è iniziato diciamo questo percorso ovviamente all'inizio molto molto tranquillo, poi pian piano sono arrivati dei risultati che poi diciamo, mi hanno permesso di andare avanti.
diciamo a Napoli il movimento giovanile negli ultimi anni comunque si stanno facendo diversi corsi nelle scuole, soprattutto diciamo nella zona di Sorrento, Casoria, Saviano, queste diciamo sono, e anche ultimamente proprio a Napoli città al povero. Credo ci vorrà ancora un po' di tempo affinché diciamo possano nascere giocatori comunque, cioè che sapranno anche farsi diciamo tra virgolette notare a livello nazionale, però diciamo promette bene rispetto agli anni scorsi, che comunque erano veramente pochi i ragazzi che giocavano a scacchi. Per quanto riguarda il movimento femminile, cioè spesso ai tornei comunque ovviamente le ragazze comunque scarseggiano anche ovviamente la mia città, e di conseguenza cioè, bisogna ovviamente sempre lavorare molto per, ma sempre grazie comunque secondo me al movimento giovanile, comunque ovviamente ci sono anche ragazze appassionate che si stanno avvicinando al gioco. Quali sono i tornei del sud Italia in generale, non solo della Campania, che ti piace di più prendere parte? Del sud Italia. Sì, per conoscere un po' di più anche un'altra realtà. Vabbè, sicuramente la Puglia è diciamo, una zona carina che mi piacerebbe, la Sardegna. Alcuni festival in particolare a cui hai preso parte, che secondo te vale la pena visitare? In Sardegna, Torre delle Stelle, cioè come posto, è stato molto carino. Poi vabbè, sono stata qualche anno in Sicilia, ma a Sciacca, in provincia di Agrigento, quando nel 2012 partecipai, cioè nel 2000 partecipai nell'Under 12. E vabbè, ovviamente penso che... Ah, e poi anche la Calabria, ho fatto parte sia al torneo che si è svolto a Cutro qualche anno fa, e anche ad Amantea. Uno degli ultimi festival di Amantea. Per quanto concerne il movimento femminile e la vostra crescita come atlete, pensate che attualmente la federazione, gli istruttori che ne fanno parte, vi stiano seguendo a dovere, o pensate che sia necessario un maggior numero di lezioni oppure di collaborazioni con alcuni giocatori titolati per arrivare al livello a quale voi ambite? Sicuramente prendere lezioni dai giocatori molto forti è sicuramente utile, ma bisogna, dipende anche dalle questioni finanziarie della federazione. Però la federazione sta organizzando due corsi all'anno, di solito li strutturizza Marta Fierro, e di solito sono uno a gennaio e l'altro a giugno, e sono una settimana di intenso lavoro, molto interessante. Poi qualche volta ci sono dei corsi per i giovani più promettenti online. Comunque si sta facendo, rispetto agli anni precedenti, sicuramente la federazione sta facendo meglio. E Maria, grazie per le tue ambizioni e le tue collaborazioni, naturalmente. Diciamo dalla federazione, per quanto riguarda, partecipo soltanto diciamo ai due stage che appunto fanno uno a gennaio e l'altro a luglio, e diciamo in quell'occasione c'è appunto Marta Pirlo che comunque tiene lei diciamo i corsi. Altre cose diciamo le faccio privatamente perché comunque non ho la possibilità di averlo, e quindi attualmente comunque sono seguita da grande maestro bulgaro di Jan Boykov, che ho iniziato un annetto fa diciamo, e mi trovo abbastanza bene e sto proseguendo così. Bene, vogliamo dire qualcos'altro per chiudere l'intervista sul torneo di Reggio Emilia? Come vi pare organizzato e cosa vi prefiggete a livello di risultati in queste due settimane? È organizzato molto bene, la sala da gioco è molto ampia, anche silenziosa, le camere anche sono belle. Spero di fare dei buoni risultati, vediamo, un torneo solo appena iniziato. Maria, grazie.
Vabbè, sicuramente... qualche sogno anche. Vabbè, chiaramente, cioè, se sono venuta qua, la speranza sarebbe quella di fare una norma di maestra internazionale femminile, però cioè, già fare un buon torneo sarebbe una bella soddisfazione. Va bene, grazie mille a entrambi e grazie da parte del lettore di Scacchierando. Grazie a te, arrivederci.